C'è in linea il presidente del Benevento, l'avvocato Oreste Vigorito. Buonasera, presidente. Buonasera. Pronto? Ah, Buonasera, sì. buonasera a tutti. Buonasera. Siamo tutte orecchie. No, io sto tornando da Roma dove abbiamo fatto 12 ore nell'hotel Hilton per tentare di eleggere un presidente federale. È andato tutto Presidente, mi in scusi se la bianco. interrompo, proprio su questo argomento, perché Gravina ha rifiutato i voti di Sibilia? Ci vuol spiegare questo giallo, così lo diamo in esclusiva per 8 Loro abbiamo fatto i primi due turni di votazioni e si è andati al ballottaggio. Nel ballottaggio c'era stata un'intesa tra Gravina e Sibilia, nella quale ognuno avrebbe ricoperto un ruolo. Gravina è tornato poi dai suoi sostenitori e deve aver avuto un primatur a non fare accordi, perché probabilmente chi lui rappresentava, oltre la Lega Pro, c'erano anche diverse società di B e di A, Ah, ecco. non hanno voluto che si Tra cui la facesse questo Juventus. accordo. Sì. Penso di sì, penso anche la Juventus. Diciamo che ha vinto il partito di chi non voleva un presidente, ma voleva un commissariamento. Quindi ha vinto Malagò. Sì. Alla fine ha vinto Malagò. Se proprio vogliamo parlare di vinti e vincitori, è stato sconfitto il partito di Lotito, ha vinto il partito di Cairo, presidente del Torino, della Juventus e di altri che vogliono che questa riforma parta dalle istituzioni, perché c'è una grossa spaccatura tra i club, ci sono molti punti di vista diversi, ci sono addirittura dei club che potrebbero uscire dalla FIGC, creando una lega autonoma, e tutto qui è basato su un discorso di soldi, basato sui diritti televisivi, sulla riduzione dei campionati, e come è ben comprensibile questa divisione tra le varie componenti della federazione si è poi sfociata in un'assemblea generale che avrebbe dovuto portare degli accordi, ma l'assemblea generale non poteva, perché era partita male, non era il tempo di fare un'assemblea, c'erano troppe divisioni, troppe ferite ancora sanguinanti per sperare che tutto poi potesse Ho capito. diventare, vogliamoci bene. Perfetto. Parliamo adesso di cose di casa nostra, presto. Cose di casa nostra, io spero e mi auguro che la stanchezza di questa giornata non mi faccia dire delle cose che poi non riflettono il mio pensiero. Ho sentito il dovere di chiamare, uso questa televisione perché so che è molto seguita, la cosa mi inorgoglisce come editore, ma una volta tanto, senza voler fare nessuna polemica, io vorrei chiarire due cose che probabilmente sono, o io ho detto delle cose e non mi sono reso conto che potevano essere offensive nei confronti della tifoseria giallorossa, o qualcuno ha utilizzato un pezzo di quello che io ho potuto dire e lo ha trasformato in qualche cosa, sa, quando si sentono i pezzi, che non è esattamente il mio pensiero. Io sono partito per la trasferta di Torino, io sto facendo, voi sapete perfettamente tutti, una campagna acquisti, ho una difficoltà enorme. In questa campagna acquisti non mi stanno aiutando i risultati della squadra, perché è chiaro che un professionista, prima di lasciare lì dov'è e venire in una città dove la squadra sta lottando per non retrocedere, forse lottando è una parola grossa, è comunque una situazione molto difficile della recessione, non basta fare assegni a 9-0 o 8-0 o a 6-0, perché ci sono anche nel mondo del calcio persone che non vogliono addossarsi la responsabilità di una recessione. Questo naturalmente rende molto difficile il mio lavoro, il lavoro mio, dei miei collaboratori, e a fronte di una giornata intera, io ero tornato a casa da poco, sono stato chiamato dai tifosi del nord che hanno una loro radio amatoriale e mi sono state fatte delle società, delle domande.
Era tra l'altro il giorno dopo che dei manifesti di protesta erano stati messi fuori lo stadio e di fronte alla sede del Benevento Calcio. Come al solito, manifesti che partono, io non so da quale fetta di tifoseria, che ha tutto il diritto, io lo ripeto sempre questa parola, proprio perché poi lo invoco anche per me. Io dico che tutti hanno il diritto di dire quello che vogliono, purché naturalmente quello che dicono rimanga nell'ambito sportivo. Io credo che degli striscioni dove si parla di una società in confusione, dove si fanno allusioni all'incapacità gestionale o a invitare continuamente chi gestisce questa società, oltre a sostenerla, a circondarsi di altre persone, quasi come se chi gestisce questa società, chi la sostiene, avesse bisogno di un tutore perché è arrivato all'età della badante, non è una cosa che fa piacere leggerlo, ma soprattutto sta creando, io ho detto, un'atmosfera nei confronti dei calciatori e della società che rende ancora più difficile il mio lavoro sul mercato. Perché qualche calciatore, ho aggiunto in quella conversazione, questo era il quadro delle parole che dicevo, qualche calciatore che dovrebbe venire dice: ma lì l'ambiente com'è? La tifoseria è tranquilla, si lavora con serenità. E io ho dato la spiegazione che l'ambiente è tranquillo, la tifoseria è sicuramente dispiaciuta, qualche volta è chiaro che ci sono anche delle contestazioni che sono logiche in una cosa del genere. E allora mi è stato poi detto, ma la tifoseria sannita viene sempre apprezzata da tutte le parti. La mia risposta è stata, ed è pare che sia questa la frase incriminata che sta facendo dispiacere molti, è che io sento il dovere di spiegare, ma il dovere di spiegare a chi naturalmente in buona fede può ascoltare quello che sto dicendo. Io dissi, la tifoseria sannita è una splendida tifoseria quando va nei campi esterni dove fa delle coreografie molto belle, fa dei cori molto belli, si fa applaudire, ma in realtà non sta vicino alla squadra perché a meno che io non sia diventato cieco e sordo, adesso lo sto dicendo, non è la prima volta che, magari in maniera anche corretta, giusta, nella contestazione noi stiamo dicendo più volte, siamo qui solo per la maglia, vogliamo gente con le palle, toglietevi dai coglioni e altre cose del genere, che denotano in questo momento, sia pure giustificato dai risultati, un distacco tra la tifoseria calda, appassionata e la squadra. Dico, non è questo, secondo me, il momento e il modo di stare vicino alla squadra, perché quei signori, belli, brutti che siano, rappresentano il Benevento e questo modo di spaccarci diventa ancora più pericoloso. Questo era quello che io ho detto o che volevo intendere, lo spiego subito. Probabilmente posso anche aver detto qualche parola che non dava questo senso, ma il mio pensiero era esattamente quello che sto dicendo stasera. Ed è il pensiero che ho, il pensiero che è giusto protestare, è giusto contestare, ma se in questo momento vogliamo sfruttare quell'1% che abbiamo di possibilità di salvezza, dovremmo provare a soffiare su dei ragazzi che in questo momento non riescono a fare il loro lavoro. Se pensiamo che non lo fanno in buona fede o in mala fede, abbiamo tanti modi di protestare, ma contestarli, come è successo con Bene, che qualche giorno prima della partita con Torino, io ho anche detto questo, dico, fare dei commenti, ma questo anche in televisione, non è che lo fanno solo i tifosi, un po' dappertutto, che non abbiamo il portiere, che il portiere non è buono, che questo eccetera eccetera, dico, non fa altro che rendere più nervoso e ancora meno sicuro un atleta che deve scendere in campo. Detto tutto questo, non avevo intenzione e non ho intenzione né di fare polemiche né di litigare con le persone. Vorrei solo dire che la stagione degli striscioni l'abbiamo e l'avete già vissuta. Siamo partiti con qualche striscione che sembrava essere un'idea di piccola contestazione per arrivare poi a una grossa contestazione che ha messo in crisi non il mio rapporto con la città o con la tifoseria, che ancora una volta io credo è a fianco alla società e ai calciatori, ma ha messo in crisi un'attività, quella calcistica,
perché lavorare nel calcio con una società nuova, neopromossa, perché noi siamo neopromossi, e dare anche l'idea di essere divisi tra di noi non aiuta nessuno. Non aiuta me, non aiuta voi e non aiuta quello che dovrebbe essere il bene per il quale tutti quanti dovremmo lottare. È il famoso discorso: apprezziamo il cane per il padrone. Ora, se tutto questo, un presidente di una società che in 12 anni, consentitemi una volta tanto di dirlo, ha portato una squadra alla C2 in Serie A, deve sentirsi dire da pochi, da molti, da qualcuno che in fondo stavamo bene pure in C2, che Vigorito qua e Vigorito là, io non credo che sia giusto, ma questo lo tengo per me, è una mia personale sensazione che non mi fa piacere, ma siccome prendo anche gli applausi, le carezze, i complimenti, come prendo il bello mi tengo anche il brutto, ma quando si tocca la squadra, quando si tocca l'oggetto dei nostri desideri, e questo poi si ripercuote come boomerang sull'attività che facciamo per cercare di fare ancora una volta un miracolo, allora io ho il diritto, oltre che il dovere, di dirlo. I 2500 di Bologna sono stato uno spettacolo, e chi può dire di no? Chi può dire di no? Chi è così imbecille? Io non credo di essere un imbecille. Da non dire davanti a degli striscioni colorati, a dei cori, che non sia uno spettacolo molto bello. Ed è uno spettacolo che si verifica spesso, insomma, sempre. Voglio dire, ma chi è che può negare una cosa del genere? Il mio concetto è: non siamo solo belli, cerchiamo di stare anche vicino alla squadra. E allora, se a questo punto si risponde che io non capisco che siamo vicino alla squadra, insomma, io credo che qualcuno sia in malafede in questo gioco di parole. Perché la vicinanza non è solo andare a vedere la squadra, la vicinanza è anche sostenerla, soprattutto quando è in difficoltà. Cioè, ma noi lo stiamo facendo e stiamo perdendo da 22 partite, ho capito. Io sono il primo che entra mortificato in uno stadio ed esce mortificato dallo stadio. Vorrei andare negli spogliatoi, chiudere dentro la chiave e andarmene. E poi cosa facciamo? Poi scendiamo noi in campo, io, gli ultra, la curva, i distinti, la tribuna, scendiamo noi. Sì, perfetto. Questo è il problema. Poi, se tutto questo, che io sono stato fuori e ci sarò ancora tentando in questa fase finale di mercato di concludere qualche acquisto che serve urgentemente, io non è che mi offendo quando leggo non abbiamo il presidente, non abbiamo questo, non abbiamo quello, ma lo vogliamo capire che abbiamo veramente una difficoltà enorme nel costruire una squadra in questo mercato, e per una ridotta disponibilità dei calciatori e per una difficoltà a dover sostituire i calciatori. Io vorrei solo spiegarvi che insomma, qua stiamo andando avanti a soldi milioni per tentare di migliorarle, no? E non è che proprio poi uno li va a trovare sotto la mattonella. Il nervosismo c'è, la difficoltà mentale di adattarsi a una categoria difficile c'è. Una spesa la stiamo facendo, ce lo riconoscono tutti, ancora oggi. Io a Roma mi sono sentito dire da Sport Italia che veramente è la squadra più attiva sul mercato. Poi magari non sarà un mercato di qualità, forse alla fine avremo sbagliato un'altra volta. Ma se non ci uniamo, se non ci facciamo venire l'entusiasmo, se non ci crediamo veramente tutti, ma volete che ci credano quelli che ci mettono in mezzo? Noi siamo con un piede e mezzo in Serie B, è vero. Vogliamo infilarci anche con l'altra metà? Vogliamo adesso cominciare a contestare una società? Io sono partito per Torino con gli striscioni fuori lo stadio e fuori la sede della società. Io ancora oggi mi sento dire, per carità, che ho fatto fare le fila sotto il sole e sotto le calure. Io un modo diverso di far fare i biglietti o gli abbonamenti non lo conosco. A meno che uno che si voleva fare la campagna abbonamenti più lunga, Presidente, perché si è chiusa con troppo anticipo rispetto all'inizio del campionato, e questo lei stesso lo ammise quando venne ospite a Ottogollo subito. Ho capito, e ce lo diciamo a gennaio un'altra volta. No, assolutamente, era il riferimento a questo discorso. Poi non qua. Mi ricordo, no. Io ricordo di averlo detto, vorrei sapere solo quanto tempo è durata la campagna acquisti. No, per cortesia, ricordatevelo, quanto tempo è durata la campagna acquisti?
La campagna abbonamenti? La campagna abbonamenti, chiedo scusa. È durata una ventina di giorni, Presidente, ed è stata chiusa prima di Ferragosto, col campionato che iniziava, con il Benetton, che iniziò addirittura a giocare in trasferta a Genova con la Sampdoria. Ho capito, e quando era iniziata? Io non me lo ricordo. Il campionato è iniziato il 20 agosto. No, la campagna abbonamenti, quando era cominciata la campagna abbonamenti? A luglio. Mi sembra fine luglio, comunque adesso verificheremo. Non me lo dico, ma dall'altra voglio parte dire, ammesso che sia vero che abbiamo fatto una campagna abbonamenti così e abbiamo chiesto scusa, sì, abbiamo detto ci dispiace, sì, abbiamo detto abbiamo dovuto fare un sacco di cose per poter cercare di iscriverci al campionato. Ma che vogliamo fare? La questione del peccato originale? No, ogni volta ci ricordiamo di Adamo ed Eva. No, assolutamente. Io lo capisco, ma a me pare che uno che vada a vedere uno spettacolo, a meno che non avessimo fatto un orario di acquisto da mezzanotte alle 7 del mattino, così non c'è nessuno. Ma insomma, che poi ci possono essere durante la settimana gli errori, anche questo, aver fatto la giornata giallorossa è diventato una specie di peccato mortale. Tutti a dibattere su questo, sulla giornata giallorossa, e per carità, ma insomma, ne abbiamo dei problemi veri. Avevamo detto che facevamo una giornata giallorossa, forse non dovevamo fare un aumento agli abbonati, forse non valeva la pena in quel momento fare l'abbonamento. Io lo capisco, però non è possibile nemmeno muoversi, fare un passo e trovare immediatamente un coro. Vuol dire che c'è malafede, vuol dire che qualcuno approfitta di qualche passo falso o di qualche scivolata per ricominciare a fare polemiche. Perché non immagino nemmeno per un attimo che 10.000, 12.000 persone che hanno il sorriso e che quando arriviamo allo stadio, nonostante le brutte figure che stiamo facendo, sono sempre tutti molto molto cordiali, possono avere questo tipo. Io non sto accusando, non voglio accusare nessuno. Io mi rifiuto nel modo più totale di diventare un interlocutore per accusare. Io non accuso mai. Ma quello che vorrei capire è, vogliamo provare a evitare di attribuirci continuamente delle colpe rispetto a una realtà, Presidente. Perché altrimenti diventa difficile operare in questo modo. Qui non c'è volontà di dire io vado via, io non vado via, non ci mancherebbe altro, ma non è possibile. Oggi io mi sento di io non c'ero, ma sono arrivate telefonate di altri striscioni messi pure lo stadio, ma Presidente. Presidente, sono Bozzi. Più che una domanda, la mia è una considerazione. Ma ti sei, come dire, risentito per chi c'è dietro quei manifesti di contestazione? Perché per il resto non sono molto d'accordo con te. Io dico che la gran parte della tifoseria, degli appassionati, continua comunque a seguire e stare vicino alla squadra. Se poi ti riferisci a chi c'è dietro quei manifesti e ti assicuro che sono pochissimi, allora sono d'accordo con te. No, a me dispiace, Botte, se la città in assoluto vive una realtà di un presidente che è scollato dalla città e dalla tifoseria, ma no, insomma no. Mi si può accusare di tante cose. Assolutamente no, Presidente, assolutamente no. Presidente, qui è tutto qui il problema. Buonasera. Ciao, dottor Lillo. Io vorrei chiarirlo. Io stasera, se non facevo tardi, sarei venuto in trasmissione. Perché poi non è che ci possiamo scrivere i biglietti e i contobiglietti. Io non ho questa abitudine, ma questa non è perché io snobbo le persone, ma perché ci sono delle regole e io ho l'abitudine di rispettarle. Potete mai pensare che io non apprezzi di entrare in uno stadio a Torino, a Bologna e vedere 3.000 persone che mi sono venute le lacrime agli occhi? Però quelle 3.000 persone, oltre ad avere quelle manifestazioni che sono meravigliose e che fanno parlare i tifosi avversari, io ho chiesto semplicemente di aiutare la squadra. Presidente, io le volevo far, diciamo così, esplicitare un punto di vista sotto questo aspetto. Io credo che nel calcio sia abbastanza normale quello che sta accadendo in questo caso a Benevento. Le faccio due esempi. Due presidenti che hanno portato le squadre da una dimensione pre-fallimento, in un caso fallimento, ai vertici della Serie A, e cioè Lotito con la Lazio e De Laurentiis con il Napoli. Nonostante ciò, anche loro periodicamente finiscono nel mirino di una parte della tifoseria. Purtroppo il calcio è fatto così e né ci si può fermare su una parte rispetto a tutta la tifoseria. Sì, ma questo va bene. Ma vedi, Billy, non è che sia molto simpatico
sentissi dire che la società è in confusione, perché quando si dice la società è in confusione sta dicendo che il Presidente è in confusione. Ora a me non è che mi voglio mettere a sottilizzare sulle parole, io non rispondo, non dico niente, non faccio polemiche, poi esprimo un pensiero dicendo che vorrei che la tifoseria, al di là del dispiacere giusto che prova, stesse vicino alla squadra. E a questo punto ho offeso la tifoseria, ma noi ci dobbiamo pure mettere in piedi un'idea, perché uno deve anche provare a sostenere quello che sta facendo, perché altrimenti ci dobbiamo andare a casa. Ma io ho capito il suo stato d'animo, anche perché estrapolare solo la frase in un contesto... È quello il problema. Mi rendo conto che, è stato, che probabilmente c'è anche la volontà da parte di qualcuno di alimentare la polemica. Sto tentando di dire, Billy, perché io non ho mai pensato, ho detto che le persone che vanno in trasferta o vanno allo stadio non siano appassionate di calcio. Ma che cazzata direi una cosa del genere? Ho detto semplicemente che lo stesso calore, la stessa forza, la stessa fantasia, lo stesso affetto che mettono nel mostrare il petto in fuori dicendo siamo sanniti, devono utilizzarlo se vogliono, aiutarci anche a sostenere questa squadra, magari una squadra che non sta sicuramente dando quello che potrebbe dare, che non sta facendo quello che loro desiderano, ma che comunque indossa i colori del Benevento. Altrimenti se io facessi come loro dovrei andarmene. Ma non io, dal campionato dovrei ritirare la squadra, che voi non vi meritate di andare in campo. Ora, io non faccio il discorso del lupo e l'agnello, non voglio cominciare a dire un'altra volta noi siamo stati 87 anni per andare in B e adesso stiamo dicendo là, perché comunque è brutto perdere, anche se la prima volta non è che si vive di ricordi. Il ricordo è finito l'8 giugno quando abbiamo vinto il campionato. Adesso stiamo facendo un altro campionato e stiamo facendo brutte figure, uno dopo l'altro. Io prima di loro, ma se devi dire che io sto mortificando la città, io vorrei spiegare che noi non stiamo mortificando la città. Qua c'è una persona che è davanti, sono collaboratori, gente che lavora tutti i giorni, che sta avendo le mortificazioni. Noi non stiamo mortificando una città, perché Benevento che va a Torino, Benevento che va a Bologna, quella è una festa. Poi facciamo la partita, a volte la facciamo con più impegno, a volte meno impegno, molte le stiamo perdendo tutte. Ma Cristo Santo, stiamo cercando anche di sopravvivere. Non ci siamo arresi, non abbiamo alzato bandiere bianche, io non ho tolto le bandiere, io sto tutto medico sul campo. E tutti quelli intorno a me, almeno dal punto di vista di impegno, durante la settimana non vengono meno. Comunque Presidente, ne approfitto. Tra una riunione e l'altra oggi in assemblea, qualche novità di mercato, c'è stata anche la possibilità di fare qualche scambio di battute con qualche altro collega. E voi pensate che io andavo a Roma, addirittura qualche giornale, adesso le rispondo subito, qualche giornale qualche tempo fa ha evidenziato che il Benevento come al solito non andava alle assemblee, noi abbiamo mai saltato un'assemblea, mai. Eppure sul giornale, un quotidiano, dice la Benevento assente. E voi pensavate che io andavo lì, io ero convinto che non avremmo eletto nessuno, lo sapevo già, anche perché con molta modestia, noi siamo gli ultimi in classifica ma non gli ultimi nella Lega, quindi partecipiamo anche a dei tavoli importanti. Io sono andato proprio per questo, io oggi ho parlato anche con De Laurentiis, che qualcuno continua a dire che noi non ci parliamo, che facciamo gli spocciosi, siamo stati insieme a tavola per chiedergli qualcosa che ci poteva dare la mano. Ho parlato con la Juventus, con De Laurentiis, con il Verona, con la Sampdoria, con il Bologna, con e con un altro non mi ricordo chi è. Perciò ci sono andato, non sono andato per andare a mangiare la baccia alla Romana, e mentre stavo lì mi sono sentito arrivare addosso una polemica infinita, non fatta da me. Vabbè, ma adesso penso che il suo intervento serva a chiarire e a gettare acqua sul fuoco, quindi su questa... Era importante questo. Quindi adesso secondo me bisogna concentrarsi sulle ultime 48 ore di mercato. Noi dobbiamo essere propositivi, io sono uno che ci crede ancora. Sono uno che ci crede, ma non a chiacchiere. Sono uno talmente che ci crede, che sono 15 giorni che non dormo. Sono andato in Argentina in 3 giorni,
poi ci riusciamo, non ci riusciamo, è probabile che non ci riesca, è probabile che sia vero che eravamo ancora impreparati, cosa che io ho detto la sera che siamo stati promossi, ho detto siamo arrivati troppo presto in Serie A, ma ci stiamo mettendo la faccia, ragazzi, come la città, come la tifoseria, io metto la faccia, perché quando io scendo dal pullman, la prima telecamera di Sky inguarda me, quel signore cretino che alla sua età sta ancora a correre dietro delle mutande e dei palloni, quel cretino che continua a spendere soldi, a trascurare tante di quelle cose per difendere i colori giallorossi. Il primo che arriva davanti alla telecamera è sempre Presidente, questa è la sua passione che viene riconosciuta da tutti, non è in discussione, per carità. No, non è una passione, non facciamo confusioni. Io le passioni non le ho mai fatte arrivare oltre quello che è possibile. No, è la passione con cui fa il Presidente, dico io. No, perché sembra quasi che io abbia giocato, gli c'è il giocattolo, divertiti. Non è così, quello è il nostro giocattolo. Che è una cosa diversa. E il nostro giocattolo, io ne sono così responsabile, che quando mi viene la voglia, come stasera, di pigliare la porta dello spogliatore, sbatterla, chiuderla e andarmene, non lo faccio. Sì. E questa è tutto qua la differenza, sulla capacità di accettare la sconfitta, non subirla, accettarla, capirla e ripartire da capo un'altra volta. Questo è il presidente di questa squadra. Presidente. Io riparto, sempre, con le botte, con le mazzate, col tempo, col sole, riparto. E non do mai la colpa agli altri, me le piglio io le colpe. Noi abbiamo vissuto un momento molto difficile con la città, non con la città, con questa passione, non l'abbiamo mai lasciata, perché abbiamo un senso di responsabilità quando ci assumiamo degli oneri e degli incarichi. Lo stiamo facendo anche quest'anno, con scarso risultato, ma nessuno può mettere in dubbio né il mio trasporto verso la città intera e la tifoseria, perché è il contrario, non è che scriviamo vogliamo rispetto, cominciamo a dare rispetto, perché io do rispetto a tutti. Io sfido chiunque a dire che io una volta ho criticato qualcuno della tifoseria o della città. Presidente, non dimentichiamolo. I giorni della memoria, per cose molto più importanti, non li dimentichiamo mai. Perché è così che piano piano, una goccia alla volta, si rovinano i rapporti. Noi stiamo costruendo qualche cosa. Siamo arrivati in vetta troppo presto, dico io, lo dico ancora. Adesso stiamo facendo di tutto per rimanere aggrappati a quella vetta, ma noi ci siamo arrivati troppo presto, ma non solo come società, come tifoseria, come tutto. Abbiamo dovuto costruirci lo stadio, noi, per giocarci. E siamo un poco più pazienti tutti quanti, abbiamo tutti quanti un po' di capacità di perdonare anche gli errori e non pensare immediatamente che c'è malafede. Perché la malafede non mi farebbe stare nemmeno un secondo nel posto dove sto. Quindi io non ho assolutamente volontà di quelle che mi vengono attribuite improvvisamente. Io ho invitato ancora una volta i tifosi a trasformare quell'energia che portano, che si vede anche adesso, in un'energia positiva anche verso la squadra. Dice, ma quelli non se la meritano, lo dobbiamo fare lo stesso. Presidente, a proposito di squadra, è stato molto chiaro, abbiamo toccato tutti gli argomenti. Spero visto che siamo. Pronto? Sì, sì, pronto. Esauriamo tutto a 360 gradi con massima schiettezza, massima trasparenza. Penso più di così, credo che siano soddisfatti anche, tra virgolette, se ce ne sono gli anti stasera. Ultimo argomento, il discorso dell'aumento dei prezzi è legato ad un discorso gestionale, giusto? Antonio, noi per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, per chiarirlo bene, poi ecco, si vuole essere d'accordo, no? Noi abbiamo mantenuto i prezzi all'interno di una fascia che non erano i più bassi ma non erano nemmeno i più alti e avevamo puntato fin dal primo momento su una possibilità di avere un pubblico folto, numeroso come avviene e datemi del pazzo, io ero convinto che noi potevamo fare un campionato con un numero maggiore di spettatori.
Sì, se ci fossero stati risultati, diciamo, positivi, sicuramente, Presidente. Antonio, ma i risultati positivi sono anche quelli che si fanno quando si gioca contro l'Inter, contro il Milan, contro gli altri. Beh, lì è la presenza di altre tifoserie, ecco. Insomma, e allora, sono squadre che hanno la presenza. No, Antonio, sono 1600 persone che partono in loco. Vabbè, ma con Milan, Inter, le lo sa meglio di me, che hanno acquistato biglietti anche negli altri settori, questa è la verità, insomma, con queste tifoserie. Però io credo che, così come è avvenuto in partite, diciamo, importanti, un Benevento che stava al posto di una SPAL o di una non so, allora, di un Cagliari... Non ti voglio interrompere. No, prego. Dico subito, se è vero quello che dici... Significa una cosa sola, che evidentemente l'aumento non era per i beneventani, perché siccome si sarebbero comprati i biglietti gli altri, come mi dici che fanno, quell'aumento non andava a carico dei beneventani. Perché se è vero che quindi quelli che abbiamo penalizzati, e io ne posso essere convinto, sono gli abbonati. E mi dispiace perché non era quella l'idea. L'idea era che poiché c'era la... Ecco, te lo spiego proprio in maniera tranquilla. Poiché con Napoli eravamo convinti che ci sarebbe stato un afflusso di tifosi napoletani che poi abitano a Benevento o abitano a Pollena Roccia, non è un problema mio. E allora abbiamo pensato che con Benevento potevamo avere un minimo di incasso in più, perché era un'occasione per poter aiutare un po' la società nel momento in cui sta spendendo altri milioni per la campagna. Discorso che non fa una grinza, Presidente. Non c'è mica da vergognarsi se uno dice che qualche volta qualcun altro può cacciare cose di soldi tutto piccolino. No. Presidente, dato che c'è Billy che scarpe, lui è perennemente tranquillo, però vuole sapere novità di mercato e poi la lasciamo. Ma le novità di mercato, Billy, quando si dicono in televisione, falliscono. No, se è qualcosa oggi. Falliscono. Noi avremo sicuramente almeno altri due, se non tre, innesti. Ci dica i ruoli almeno. Ma i ruoli non è che è difficile capirlo. Allora, noi non siamo una grande squadra, ma dov'è che abbiamo più problemi lo sapete. Quindi un portiere e due difensori. Ora vi faccio una domanda, io faccio finta che non sento. Lì ci sta Coda. Sì. Io non devo prendere un centravanti, ma l'ipotesi che io possa andare a pigliare un centravanti e poi magari questo sfuma, quel ragazzo che sta lì, che è uno dei ragazzi che a mio parere sta dando l'anima per cercare di andare avanti, poi va bene, va male, riesce a 8, 7, 5, ma è uno di quelli che io non ho mai potuto rimproverarlo per un attimo, perché è sempre estremamente attento a tutto quello che può fare come calciatore. Diciamo che io sto trattando il centravanti, poi il centravanti non viene, appunto, poi che facciamo? Cioè, chi se lo porta a casa? Billy Ruzzolino, Martone, Vigorito, qualcuno se lo porta a casa per dirgli no, ma non è vero che voleva un altro, lui voleva te, ti stava solo sfiduciando. Vabbè, lo diciamo noi, non lo dice lei i ruoli, d'accordo, Presidente. Sono equilibri questi, mi pare che siano giusti. No, non è che io voglio pregare discorso... per questo a Coda. No, ma il suo discorso non va una grinza, ma io mi riferivo soprattutto al pacchetto centrale dove abbiamo un deficit numerico. Ho capito, il pacchetto centrale secondo voi non sta prendendo la televisione come Coda? No, nel senso come numero. Come numero numericamente. Come numero noi possiamo pigliare sempre 17 over e gli altri under. In questo momento ne teniamo due in più di over. Quindi dovrebbe essere qualcuno che va fuori lista. Quando vanno fuori lista e non giocano, non è che è una bella atmosfera. Quindi stiamo cercando anche di trovare una sistemazione, perché poi sono ragazzi che, almeno dal punto di vista comportamentale, nessuno può dire una parola. Perfetto. E stiamo tentando anche di fare questo. E non è che non ci stiamo riuscendo perché non teniamo Marotta. Non ci stiamo riuscendo perché siamo ultimi in classifica. Presidente, a tal proposito, questo me lo può confermare. È vero che alla luce di questo risultato di ieri lei ha avuto il no di Skorupski proprio oggi dopo che il giocatore fino a ieri era d'accordo a venire a Benevento. Parliamo del portiere della Roma. Questo te lo posso confermare. Perfetto. Io avevo chiuso già l'accordo per il portiere. E lui oggi all'improvviso ha detto di no, giusto? È vero. Benissimo, no, giusto per così, informiamo anche i telespettatori. Presidente, ma lei domani salirà a Milano oppure... No, io domani sono a Napoli. Ho capito. Quindi per lavorare anche sul calcio, non sono a Napoli perché vado a Margellina a mangiare il pesce. Sono vorrebbe... a Napoli perché lavoro di qua, perché le persone che vanno e vengono trovano più comodo venire in aeroporto a Napoli
venire al mio centro e poi ripartire un'altra volta. Quando gli dico di venire all'Avellino o a Benevento, già mi guardano storto. Ho capito. Va allora, bene, Presidente. Adesso mi sto chiudendo dicendo perché hai fatto quelle dichiarazioni, lo ripeto un'altra volta, che è uscito a vuoto, Presidente, eccetera, lo ripeto un'altra volta. Non era se le parole hanno tradito un pensiero diverso, come sempre, io metto la faccia e chiedo anche scusa. Ma non era quello il pensiero era, siete così grandi nel fare quelle cose, provate a farle anche sostenendo la squadra. Questo era il succo del pensiero, non era un altro. Presidente, grazie, le auguriamo buona serata e buon riposo. Grazie pure a voi, grazie per l'ospitalità. Grazie, arrivederci. Allora.